Avete presente Benedetta Porcaroli, l'attrice? Ok, non voglio diventare come lei, non ci diventerò mai purtroppo, però guardate sul suo profilo Instagram, ho visto questa foto e questi capelli. Diciamo, la seguiamo così su Instagram e mi piaceva lo stile di questi capelli. Praticamente sono questi capelli che hanno una frangia ma non frangia, perché si dividono molto davanti e quindi diventa tipo uno scalato, però con la frangia, che è più particolare, perché non mi andrebbe di fare i capelli tutti scalati classici, ma una cosa un po' più particolare. Tra l'altro ultimamente ce li siamo sempre tagliate da sole, quindi non hanno più una forma, non hanno senso. Vedete il prima, ragazzi, eccomi qui. Ho anche fatto la piastra, quindi sono più decenti del solito. Cambiamo, dai, è ora di cambiare, così almeno il 2023 inizia un po' in modo diverso, dai. E a proposito di inizio anno di 2023, se vi ricordate bene, nei nostri buoni propositi dell'anno nuovo avevamo inserito la cosa di iniziare a scrivere una sorta di diario di viaggio. Io ho iniziato già quando eravamo a Lisbona, ho fatto tipo 4-5 giornate più o meno, e io mi trovo molto bene a scrivere sulle note, perché appena mi viene in mente un qualcosa ho il telefono davanti e lo scrivo. Invece Lucrezia è più abituata a scrivere a mano. E quindi così andiamo a Torino, così con l'occasione facciamo anche una passeggiata a Torino, sì, e cerchiamo questo diario di viaggio. Siamo appena usciti dal parrucchiere, io li avevo già tagliati ai tempi, un po' prima di Natale, quindi non ho fatto niente di taglio, ho solo fatto un po' di colpi di sole sul tipo castano, marroncino, sì. Sì, sul castano chiaro. Sì, sì, si e vedono. Ci sta almeno, così tanto per cambiare un po'. E il pezzo forte è Lucrezia, ovviamente. Vai! E voilà! Si nota? Direi che si nota. No, sono contenta, sono molto carini, cioè ci sta. L'unica cosa è che li preferisco meno, cioè io ho detto mossi, ma con un'idea, sì, di mosso un po' diverso, cioè proprio molto naturale. Invece per me sono già troppo boccolosi. Sì, questi sono un po'. Infatti quando tipo tornerò, da cerimonia. Sì, sembra che devo andare a un matrimonio. Però secondo me quando li fanno così è più bello il giorno dopo, no? Che prendono, sì, una forma. Ma io adesso più sai che faccio a casa, me li pettino, così almeno. Se no adesso buttali in avanti. Li devo un po' smuovere. Un po' giocarello, si sono troppo, sì, impostati. Allora, no, mi piacciono. No, però stanno bene. Sono, sì, belli, cioè ero diventata una roba che non inquietante, non avevo una forma, però avevo in mente più una frangia, perché qui alla fine sono lunghi. È più, cioè, un ciuffo. Ma arrivano qua, uh-huh, no? E questo pure mi arriva qua. E invece avevo in mente tipo di chiuderlo qui, di fare, okay, proprio una frangia, sì, così, sì, e poi non scalati. Sicuro un cambiamento per il 2023, sicuro. Ci sta. Volevate Lucrezia con i capelli più corti? Ragazzi, eccomi. Tra i buoni propositi abbiamo detto anche, no, di magari prenderci un po' più cura, sì, di noi stesse, sì, ed era da anni che non mi facevo un taglio decente. Da prima del Covid. Sì, e quindi almeno sono contenta, sì, dai, sì. Non è proprio il 100% quello che avevo in mente, però, vabbè, ma non è mai così, però non è mai sta, così, dai, va bene. Colazione time, ci siamo fatti un tè al limone e ci mangiamo questi biscotti integrali che abbiamo preso al Lidl. Sono molto molto dietetici. E ragazzi, volevamo farvi vedere un nuovo acquisto del 2023. Siamo entrate alla grande nei buoni propositi. Vero? Grandi! Abbiamo comprato questa cosa,
che sembra una pistola, è un cavalletto stabilizzatore per i video. Praticamente voi attaccate qua il vostro telefono, qua ci sono tutti i tastini tipo joystick, sembra di giocare alla PlayStation, infatti io non sono capace ad usarlo. Praticamente voi fate i video con il telefono e lui si muove. Cioè, nel senso, tu fai così, lo regoli qua come vuoi tu regolare il tuo video e lui si muove, e si muove ovviamente stabilizzato, quindi non è tutto traballante come se tu tenessi il telefono in mano, no? Cioè, viene molto più fluido il movimento. C'è questo che è il treppiede proprio, quindi il cavalletto classico che si attacca qui praticamente, quindi lo puoi pure mettere appoggiato. Ed è carino, l'abbiamo pagato 109 euro. Abbiamo provato ad usarlo qualche giorno facendo solo alcuni pezzi dei video. Non è che adesso facciamo tutti i video con questo, perché ovviamente per alcuni video non ha senso e in generale no, è un po' invadente, quindi non è che uno entra nei posti con questo coso enorme. Fra qualche mese, quando avremo imparato ad usarlo bene, si vedrà la differenza. E vabbè, buona colazione a noi ragazzi. Abbiamo quello nuovo? Sì, prima volta, perché di solito sono sempre vecchi in questa linea. Siamo arrivate adesso a Torino, siamo scese a Porta Susa, di solito scendiamo sempre a Porta Nuova. Sì. Però vabbè, in ogni caso sono in centro tutte e due. E guardate che bel cielo, se oggi non nevica, sì, ci va bene. Sì, ma è strano perché ultimamente c'è sempre il sole, sì, oggi è proprio un cielo da neve. Mamma mia. Sto in bagno. Poi stamattina, prima di fare colazione, abbiamo fatto una sessione di ginnastica. E quando facciamo ginnastica al mattino, dreniamo. Cioè, è proprio... Ragazzi, ma guardate che figata, hanno aperto a Torino in centro un negozio di Bauli. Sì, tipo uno store, sì, dove praticamente fanno la brioche della marca proprio, sì, Bauli, e te la riempiono. Tipo Maritozzo. Sì, al momento con varie creme. Ma fighissimo. E noi siamo in cerca di un posto per il pranzo. Sì, anche perché mi sto congelando. E sto morendo di fame anche. Sì. Ragazzi, sto congelando, quindi se mi vedete tutta rannicchiata così è per quello, fa parecchio freddo oggi. E qui siamo a Piazza Castello, che è una delle piazze più importanti ovviamente di Torino. Tra l'altro è super carino perché proprio in centro c'è questo castello, quindi è molto caratteristico. E siamo appena state a pranzo, siamo state diciamo in una gastronomia vegana vegetariana in centro, però in una vietta un po' infrattata. Infatti abbiamo trovato questo posto super carino, per niente turistico, praticamente in questa gastronomia che aveva proprio 2-3 tavoli, era piccolissima. Abbiamo fatto un piccolo menù da 7,50 euro a testa, che comprendeva 3 assaggi, oppure si poteva fare un piatto più grande con 9 euro. E abbiamo preso nel nostro piatto, io dell'orzo con i funghi, poi ho preso un rustico tipo di pasta sfoglia con dentro una crema di melanzane, e poi ho preso della zucca che era davvero buonissima, strepitosa. Chiara invece ha preso sempre dell'orzo, del riso con pomodoro e formaggio, poi ha preso anche lei un rustico con il pomodoro, e poi ha preso una crema di lenticchie super saporita, buonissima. Abbiamo terminato il nostro pasto in bellezza con un bel dolce che abbiamo pagato 2 euro a testa, davvero pochissimo, non potevamo non prenderlo. Un brownie al cioccolato davvero ottimo, con una colata di caramello salato, davvero una delle migliori che ho mangiato, davvero molto molto saporita, salata e dolce. Stiamo andando in cerca di una Feltrinelli per comprare appunto il
diario di viaggio per Lucrezia. Adesso vediamo dov'è, speriamo di trovarla presto, così ci chiudiamo dentro un posto. Fa veramente freddo. Ci sono le caldarroste. Caldarroste. Tu lo vuoi con le righe, i quadretti o vuoto? Non lo so. Così è più di ispirazione vuoto. Sì, sì. Cioè, ti senti puoi magari anche disegnare, tipo. Infatti. Che belli questi. Questi sono quaderni, sì. Mi sa di sì, questo però ha le righe. Ah, i puntini. Ah, carina, pure con i puntini. Qua ce ne sono tanti, sì. Infatti adesso diamo un'occhiata. Poi vi facciamo vedere quello che scelgo. Ed ecco qui il mio diario di viaggio. Ho scelto questo. Non lo so, non sapevo quale prendere. Questo mi dava ispirazione con questo bel verde. È un po' sottile, però alla fine non è che devo scrivere un poema. No, vabbè, non dire. È un libro da scrivere, anche poi da perché vendere. Scriverò dei piccoli pensieri, non è che so scrittrice della situazione, quindi ci sta. Dentro è così, è vuoto praticamente. E mi dà più ispirazione per scrivere, sembra un po' più un diario. Sì. In confronto a un quaderno classico. Noioso, diciamo così. E poi abbiamo preso invece questo libro. Cercavamo un libro, diciamo, come vi abbiamo detto, sull'alimentazione, e abbiamo trovato questo abbastanza colorato e divertente, che si chiama Giovani per tutta la vita, che ci sta. Sì. E c'è scritto: riprendi il controllo su quello che mangi per restare in salute, ritrovare energia positiva e rallentare l'invecchiamento. È pure sì, carino, sembra, dentro sembra carino. L'abbiamo pagato questo 10 euro. Sì. E il quadernino 3,90. E dentro è tutto colorato, vedete, è fatto così. E non è per niente noioso. No, e abbiamo carino. Visto che ci sono anche tipo delle prove, nel senso che ti metti tu alla prova con le cose che ti consigliano, magari sì. Per una settimana, due settimane. Sì, poi vedete ha delle sì. Pagine colorate e poi usano caratteri di vari tipi, perché non è che vogliamo studiare la no, lezioncina, no. Cioè era una cosa divertente, tipo qua vedete c'è scritto zucchero, vi spiega cos'è lo zucchero. Sì. E c'è scritto lo zucchero è uno dei 5 cibi che invecchiano di più. Ed è carino perché tipo dice un cervello giovane, effetti negativi degli zuccheri cattivi. Vabbè, è sì. Fatto bene, ci sembrava carino. E così iniziamo subito a mandare avanti i buoni propositi. Ecco, infatti. Adesso stiamo tornando a casa, dovrebbe partire fra qualche minuto e noi ci vediamo alla prossima. Una conclusione molto esaustiva.